Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di matematica. Allora, in questo video andremo a risolvere i quesiti numero 4, 5 e 6 degli esami di maturità liceo-scientifico matematico, ovviamente, dell'anno 2007. Ok, vi leggo brevemente i tre quesiti. Numero 4, un serbatoio di olio alla stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 1 metro, si dica quanti litri di olio può contenere. Poi numero 5, si dimostri che la funzione y uguale x alla terza più 8 soddisfa le condizioni del teorema del valore medio sull'intervallo meno 2, 2, si determinano i valori medi e di significato geometrico. Poi numero 6, si sa che il prezzo P di un prodotto ha subito una maggiorazione del 6% ed una diminuzione del 6%, non si sa però quale operazione è avvenuta per prima. Che cosa si può dire sul prezzo finale dell'abito? E qua ci sono dei ragionamenti da fare, ovviamente. Ok, allora partiamo dal quesito relativo al serbatoio. Ok, allora voi avete fondamentalmente a livello di disegno avete questa configurazione qua, cioè avete il cono. Ok, allora cono fatto così. Allora, avete l'apotema, cioè allora diciamo questo qua è il vertice, no? Qua diciamo che è la H, questo qua sarebbe l'altezza, quindi a questo punto lo chiamiamo H, questo qua A, ok? Identifichiamo l'altezza con la X, ok? Ovviamente il segmento VA è l'apotema e vale 1 metro, ok? Che vincoli abbiamo? Allora, diamo, allora, dato che quindi che l'apotema è 1, ok, poniamo la x, l'altezza, il VH, e la x diamo il limite che dovrà essere contenuto ovviamente tra 0 e 1, ok, 1 compreso. Allora, la misura del raggio di base si può esprimere. Allora, sostanzialmente cosa accade? Che io ho la misura dell'apotema che è il lato, diciamo, disegnando il triangolo succede questo, no? Voi avete un triangolo rettangolo fatto così, avete la H, avete la X che è l'altezza, che è un lato, un cateto, no? Il vertice V, e voi avete l'apotema. L'apotema è questo, no? Che vale 1 metro. È un triangolo rettangolo, di conseguenza voi potete trovare anche il raggio di base del cono, no? Il raggio di base del cono sapete bene che è ovviamente HA, no? È il segmento HA. Allora il segmento HA lo potete trovare siccome che siamo in un triangolo rettangolo con il teorema di Pitagora, ok? Quindi il raggio di base, o meglio, sapete che raggio di base è al quadrato, ok? Quindi HA al quadrato. Okay, più x al quadrato è uguale al quadrato dell'ipotenusa, no? Quindi, ok, di conseguenza diciamo così, il raggio di base sarà dato sostanzialmente. Allora, lo mettiamo già al quadrato? Sì, teniamolo, sì, no, possiamo anche scriverlo al quadrato, sarà la radice ovviamente di 1 a questo punto meno l'i squadro, ok? L'1 meno l'x quadro, esatto. Perfetto, 1 al quadrato fa 1, quindi è così. Allora, con questi dati abbiamo i dati sufficienti per calcolare il volume del cono, ok? Allora, il volume del cono sarà 1 terzo, ok, pi greco per raggio al quadrato, quindi radice di 1x al quadrato per l'altezza, ok? Quindi questo al quadrato per l'altezza che l'abbiamo poi posto uguale alla variabile x. Ok? Quindi il volume risulterà 1 terzo pi greco per x, per togliamo la radice, il 2 va via con la radice, viene 1 meno i squadro. Ok? Quindi possiamo anche scriverlo in questo modo, pi greco terzi per x meno x alla terza, vero? Perché moltiplicate la x per 1 e la x per x al quadrato, che okay? Svolgiamo pure questo prodotto. A questo punto con la condizione di vincolo che x dovrà essere compresa fra 0 e 1.
Si tratta di risolvere adesso un problema di massimizzazione, cioè devo trovare il massimo di questa funzione fondamentalmente, ok? Che rappresenta il volume. Rappresenta il volume del cono, ok? Devo trovare il massimo, quindi cosa possiamo fare? Allora, facciamo la derivata, ok? Quindi deriviamo la prima volta la nostra funzione, chiamiamola f, allora derivata prima. Allora, derivata prima quanto uguale? Allora, sarà pi greco terzi che moltiplica 1 meno 3x al quadrato, vero? Ok. Dobbiamo porre la maggiore uguale a 0 e risolvere. Allora, il pi greco terzi non me ne frega niente, io dovrò risolvere questa disequazione qua. Ok. Allora, le soluzioni dell'equazione associata qua, cosa sono? Sono più o meno radice di un terzo, ok? O meglio, più o meno 1 fratto radice di 3, ok? Queste sono le vostre due soluzioni, valori interni e valori esterni. Valori interni perché vedete che avete il maggiore ma avete anche un negativo davanti all'esquadro, quindi valori interni all'intervallo. Quindi isto dovrà essere compresa fra meno 1 su radice di 3 e più 1 su radice di 3, ok? Allora andiamo a rappresentare un attimo la situazione con i segni, con le crescenze e le decrescenze, come facciamo di solito. Quindi avrete meno 1 su radice di 3, 0 che però non ce ne frega niente, lo scriviamo solo per disegnare correttamente l'asse delle x, e poi avremo allora positiva all'interno dell'intervallo e negativa sull'esterno, no? Quindi negativo mettiamo il tratteggio, positivo mettiamo linea continua, quindi la funzione sarà la nostra, cioè la funzione quindi come sarà? Allora, siccome che abbiamo meno più e meno la derivata, sarà, la funzione sarà decrescente, quindi andrà verso il basso qua, poi salirà e poi, scusate, lo 0 non c'entra, perdonate. Lo 0 l'ho messo, ma come vi dicevo, solo per disegnare, quindi sarà crescente qua e decrescente. Evidentemente, se voi fate una semplice considerazione, avrete un massimo in relativo, mass rel, in x uguale a 1 su radice di 3, ok? Quindi basta adesso prendere la forma del volume, inserire questo valore. La forma del volume iniziale era questa, no? La copiamo un attimo sotto, tanto è molto semplice. Allora, il volume abbiamo detto che era questo, quindi inseriamo la coordinata di in x adesso, quindi pi greco terzi per 1 su radice di 3 meno 1 su 3 elevato alla 3 mezzi a questo punto qua. Ora dice radice seconda di x alla terza, potrebbe essere, no? Così, ok. E niente, dobbiamo calcolare adesso, lo voleva se non sbaglio in litri, se non sbaglio, lo voleva in litri, e quindi niente, quindi c'è da fare il conto. Allora, facciamo il conto velocissimamente. Allora, pi greco diviso 3, qua verrà fuori metri cubi ovviamente, no? 1 diviso radice di 3 meno 1 fratto radice di 3 alla terza. Allora a me dà 0,40. Allora, mi dà 0,40, okay. Metri cubi, ok. In litri va bene, facciamo finta che l'acqua e l'olio abbiano la stessa densità e quindi saranno 400 litri. Perché devo spostarmi, diciamo che un litro circa è nell'acqua almeno un decimetro cubo. Quanti decimetri cubi ci sono in 0,40 metri cubi? 400, quindi sono 400 litri circa, indicativamente perché l'acqua e l'olio hanno una densità diversa. Quindi allora questo era il quesito numero
numero 4, adesso facciamo il 5. Allora, quesito numero 5. È un po' leggermente più teorico. Allora, il quesito numero 5 vi diceva verificare che ci fossero le condizioni, atterreggiamolo un attimo, ma giusto per la sicurezza. Allora, ci dimostra che la funzione y uguale x al cubo più 8 soddisfa le condizioni del teorema del valore medio. Su un intervallo meno 2, 2 si determinano i valori medi e il significato geometrico. Ok? Allora, teorema di valore medio o anche detto di Lagrange. Nell'ipotesi in cui f sia continua in un intervallo e derivabile, che quindi deve essere continua e derivabile in un intervallo, allora continua in un intervallo chiuso, quindi noi dobbiamo verificare che sia continua in un intervallo meno 2, 2 e che sia derivabile nell'intervallo aperto meno 2, 2. Ok? Questo è un'ipotesi importante da verificare. Poi stabilisce l'esistenza, stabilisce l'esistenza di un punto all'interno in corrispondenza del quale la derivata prima assume un certo valore, ok? Cioè, se le ipotesi sono verificate, troverete un punto, okay, che è da trovare all'interno del quale in un punto della funzione la derivata prima sarà uguale a questo valore, cioè f di b meno f di a fratto b meno a, ok? Con appunto il punto che appartiene all'intervallo aperto, ok? Allora, cosa c'è da dire su questa funzione? Cioè, sono verificate le ipotesi? Sì, sono verificate. Si tratta di guardate, di un polinomio di terzo grado. Sapete benissimo che un polinomio di terzo grado è continuo e derivabile, ok? È derivabile nell'intervallo, cioè in tutto R, quindi lo è anche nell'intervallo considerato, cioè fra meno 2 e 2, ok? Quindi è una polinomiale di terzo grado. E quindi siamo a posto, cioè sono verificate, cioè l'ipotesi è verificata, ok? Adesso non ci resta che calcolare, perché chiede questo punto, di trovare questo punto. Allora, noi sappiamo che questo punto x con 0 sarà uguale a f di 2 meno f di meno 2 fratto 2 meno meno 2, ok? A questo punto, allora, f di 2 è 16, quindi avremo 16, f di meno 2 è 0, quindi meno 0 fratto 2, 2 più 2, cioè 4, ok? Fondamentalmente risulta 4, ok? Allora, adesso io devo andare a prendere la mia derivata, quindi prendo la mia curva iniziale, ok? Che è questa ovviamente. La derivo una volta, quindi la derivata prima sarà 3x al quadrato, e la pongo uguale al valore della derivata che deve avere in quel punto e troverò le mie x, ok? La devo risolvere adesso semplicemente questa equazione, ok? Risulta x alla seconda uguale a 4 terzi. Sapete benissimo che le due soluzioni sono più o meno radice di 4 terzi. O, se vogliamo scriverlo in modo leggermente diverso, x1, 2 è uguale a più o meno 2 fratto radice di 3. Ok? Questi sono i due valori. Ok? Allora, cosa rappresentano questi due valori qua? Ok? Allora, rappresentano che cosa? Allora, sono i due punti. Adesso vi faccio il disegno prima, ovviamente, per spiegarvi meglio. Allora, se noi disegniamo la nostra curva, la disegniamo nel tratto meno 2, 2 chiaramente, no? Nel tratto considerato. Meno 2, 2. Sapete che meno 2 abbiamo detto che vale 0, ok? In 2 vale 16, quindi in realtà sarebbe anche più alto il valore di quello che sto disegnando io. Non è in scala il disegno, diciamo che non è in scala. Passa per 8, ok? Allora la curva fa fondamentalmente così, ok? Andamento più o meno è questo, ok? Allora, in questi due punti, okay, che sono 2 fratto radice di 3 e meno 2 fratto radice di 3, se andate a incrociare la vostra curva, avrete
Avete che in questi due punti, adesso io l'ho disegnato un po' male, quindi non è proprio chiarissimo, però allora in realtà in questi due punti voi che cosa avete? Avete che la tangente, ok, alla curva, guardate, queste qua sono le tangenti alla curva in questi due punti, no? Guardate. Che caratteristica ha queste due tangenti qua alla curva in questi punti? Che caratteristica hanno? Sono semplicemente parallele. Adesso ripeto, ho disegnato un po' male, quindi si fa un po' fatica, ma sono parallele, ok, alla retta passante, ok, per i punti meno 2, 2 della curva, ok. Se adesso vedete più o meno le due tangenti rosse sono più o meno parallele alla viola. Adesso più o meno perché l'ho disegnato un po' male, ovviamente, ok? Questo è il significato geometrico del discorso, ok? Allora, quindi niente, abbiamo risposto a questo quesito, vediamo l'ultimo. L'ultimo forse è più semplice, più banale anche da calcolare, niente di esagerato. Vi dice. Allora, si sa che, vediamo innanzitutto quanto siamo arrivati, sì, beh, 16 minuti, abbastanza veloci. Allora, si sa che il prezzo P di un prodotto ha subito una maggiorazione del 6%, di una diminuzione del 6%, ok? Non si sa però quale operazione è venuta per prima, cioè se la maggiorazione o la diminuzione. Che cosa si può dire sul prezzo finale? Allora, facciamo due ragionamenti, ok? Allora. Supponiamo che, diciamo, a partire dal prezzo P vi sia stato prima un aumento, successivamente una diminuzione, ok? Prima aumento, quindi prima ipotesi, aumento e poi diminuzione, ok? Allora, se così, se quindi il prezzo P finale iniziale, dopo, quindi cosa è successo? Allora, prima è stato l'aumento, ok? Quindi il prezzo dopo il primo aumento, ok? Il prezzo, chiamiamolo P1, è uguale a P più il 6% di P, ok? Ma cosa vuol dire più 6%? Vuol dire che io prendo 1, gli sommo 0,06 e lo moltiplico per P. In questo modo l'ho maggiorato del 6%, ok? Il prezzo P2, ok? Devo prendere il prezzo P1, attenzione, P1, ok? Non P iniziale, P1. E questa è la differenza. E togli il 6% da P1, ok? Risultato diventa come prima, no? Però avete già una parentesi in più, quindi lo scrivo qua sotto, eh? Allora voi avete quindi P1 1 più 0,06P, ok? Meno, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente cosa vado a fare? Allora, cioè vado a moltiplicare, scriviamolo meglio perché così non si capisce, cioè. Allora, vado a fare 1 meno, cioè sto facendo questo, la stessa operazione che ho fatto qua, guardate, qua, però col meno, tolgo il 6%, ok? A P1 ovviamente, ok? Ma P1 cos'era? Abbiamo detto che, quindi questa qua è l'operazione in cui tolgo, ok? Quindi l'operazione 2. L'operazione 1 io andavo a mettere, aumentare il prezzo, vedete, ed è questa, quindi operazione 1, operazione 2, ve le marco anche così. Allora il P1 mi hanno detto che era 1 più 0,06P, ok? Il risultato di questa operazione, se voi svolgete pure i calcoli, cioè viene, allora qua viene 0,94 per 1,06P. Allora andiamo a vedere realmente cosa ho fatto, ok? Facciamo il calcolo, ok? A 0,94 per 1,06. Allora, sostanzialmente viene una diminuzione di prezzo, ok? Cioè, in poche parole, io ho abbassato il prezzo perché vedete che il prodotto viene 0, guardate, questo qua viene 0,9964 P. Ok? Sostanzialmente io l'ho diminuito. Ok?
Allora, rifacciamo un attimo il calcolo. Allora, mi hanno detto che 0,94, per sicurezza rifacciamo un attimo il calcolo. Allora, 0,90, vedete che comunque sia non torna il prezzo al 100%, no? Avete fatto in realtà una diminuzione, cioè il prezzo non torna mai uguale. Ok, così, comunque sostanzialmente abbiamo prodotto una diminuzione di prezzo di 0, allora facciamo 1 meno 0,9964, 0,0036, quindi mi viene veramente 36, ossia uno 0,36% di diminuzione, ok? Ribasso dello 0,36%. Adesso facciamo il contrario, ok? Allora, facciamo prima un'operazione di diminuzione e poi di somma, ok? Cioè di aumento, scusate. Quindi prima vado a abbassarlo e poi lo aumento, ok? Quindi la prima cosa che faccio dirò che P1 sarà uguale a 1 meno 0,06P, ok? Questa è l'operazione, ripeto, di diminuzione. E poi ho che P2 è uguale a 1 più 0,06 P1, ok? Quindi P2 finale sarà 1 meno 0,06 per 1 più 0,06 P, ok? Vedete che se fate due conti viene 0,94 per 1,06, che è come prima, sostanzialmente non cambia nulla. Avete prodotto una diminuzione dello 0,36% del prezzo. Quindi il fatto di aumentare prima o aumentare dopo, cioè non importa nulla l'ordine delle operazioni che voi avete fatto, è la stessa cosa. Il risultato è il medesimo. Ok? Spero che sia stato un video utile, ci vediamo al prossimo video.